lettore che guardava, andava nelle gallerie, contattava galleristi, aveva rapporto con Firenze, con quello che aveva d'intorno. Io proverò a vederci anche un mestiere dentro questa pittura. È vero che si guarda, però secondo me già da Samignato, tornando da Samignato a Firenze, ci aveva un mestiere che l'ha aiutato a realizzare anche delle opere importanti. Io bisogna che mi muova perché non riesce a star fermo quando c'è quadro intorno. Vi voglio far vedere per bene questo quadro qui, che probabilmente è il più compiuto, il più realizzato. E è importante questa zona di vuoto assoluto che rappresenta la campagna, dove non c'è presenza d'uomo, ci può essere qualunque cosa. Le case invece sono in alto, molto in alto, in maniera anche abbastanza anomala nella pittura. Normalmente i paesaggi si sviluppano in questa zona qui. Questa scelta particolare, che poi lui ha riportato anche in altri paesaggi, vedete quello chiaro, per esempio, l'altro, anche quelli laggiù, lui ha portato verso l'alto la presenza narrante, cioè dove si racconta una storia. E l'ha fatto con dei colpi di colore che sono una cosa molto, molto delicata. Voi vedete le case appena una spatolata, il tetto è probabilmente solo tubetto strusciato sopra, e poi questi colpettini di colore che vanno a ricercare nell'eccesso tanti colori che sono dentro questo nulla che rappresenta la base. Ecco, questa è un'opera particolarmente bella. Questa ve la raccontate Eugenio e ci si vede appunto il colore pumbeo del cielo che si riflette nel mare in un giorno dove il sole non c'è. Anche questo è reso con bravura, cioè non si improvvisa una pittura così, qui c'è dietro uno studio, come per esempio si può realizzare in questo quadro qua giù, che è particolarmente ricco di colore. Qui c'è proprio una, li abbiamo messi insieme proprio per farli notare, c'è proprio un'armonia, una musica dei colori che parlano fra di loro e identificano probabilmente un paese, ma non necessariamente. C'è la presenza di finestre, no? Che danno l'idea che sia una casa. Però quello che interessa in quest'opera è l'insieme e il collegarsi fra le varie zone colorate in maniera armonica. Questo è ancora più coraggioso, che c'è la presenza della pennellata nervosa, quasi a finire un lavoro con un gesto che si chiama appunto gestuale, pittura gestuale. E comunque ritorno a quel quadro che vi accennavo prima, che trovo estremamente importante. So che ce ne sono 4 o 5 di questo periodo, Eugenio mi ha detto, no? E guardate che fare a Firenze un quadro che va a cercare Burri, va a cercare Tapies, va a cercare pittori che con Firenze non hanno nulla a che fare, vuol dire anche rischiare una critica forte da parte degli amici, dei colleghi. E Enzo Gianni si muoveva in ambito dove aveva colleghi pittori, aveva colleghi di lavoro e galleristi con cui si confrontava. E arrivare con un quadro così sotto il braccio voleva dire rischiare anche un pochino la presa in giro. Poi vi voglio notare questo quadro quassù, che secondo me è fra i più vecchi. Questo è Samignato, la terra d'origine. Ci si vede il segno forte del maestro che ha avuto Enzo, di Volotti. Questo è un quadro che entra un po' quel modo di dipingere, da cui tanti hanno assorbito emozioni, modalità di trattare il chiaroscuro. Se ci fate caso manca qualcosa in questa collina, manca la torre. E l'avevano buttata giù i tedeschi, come hanno fatto anche a Empoli, i due campanili ce l'hanno buttata giù. E anche qui per qualche anno, credo una decina d'anni, è rimasta così. E questo è un documento, oltre che un bel quadro, è anche un documento che ricorda quel periodo. Poi vi faccio notare altri due quadri, che sono questo e quella che io chiamo la caricatura di Palazzo Vecchio, che è questa. Questa è quasi una caricatura, cioè proprio un disegno molto veloce
là sono due volti, probabilmente un ritratto, e questo è il ritratto del monumento tra i più rappresentativi di Firenze. E anche qui, al di là della curiosità di quello che si diceva prima, c'è il mestiere, perché riuscire con due tratti di matita a rappresentare una cosa così complessa come può essere Palazzo Vecchio non è da tutti. Io direi che il resto dei quadri manca solo da illustrare un po' questi due, che sono anche questi abbastanza anomali, perché sono due collage. Mi sembra che sono tra le ultime opere, Eugenio correggimi, Carlo correggetemi, e due esperienze così come vengono fuori? Vengono fuori da una necessità di raccontare tutto insieme quello che è l'ambiente che ci circonda. Il collage è un po' questo, attraverso delle immagini, dei ritagli significativi, quello lassù è Don Milani, altre sono scene che si potevano vedere nelle riviste dell'epoca, c'è sempre Firenze che intanto appare. E anche questo è un lavoro coraggioso, perché si fa presto a far confusione, a realizzare dei collage, perché sono delle impressioni che, se non si mettono bene insieme con un certo equilibrio, si fa solo del caos. Sono due opere importanti anche queste, perché è un momento d'attenzione da parte di Enzo verso il mondo contemporaneo, quello che gli succedeva intorno, mentre invece quando andava a fare paesaggi era una cosa più rilassata, diciamo, più descrittiva. Qui c'è l'interpretazione. Ho distrutto qualcosa. Io volevo chiedere a Carlo ora come se lo ricorda lui, mentre dipingeva, che tipo di rapporto aveva, e se ci dice qualcosa anche di un aspetto di Enzo scrittore. Come lo ricordo? Vorrei poi andare più a raccontarvi gli altri aspetti, perché lo ricordo in effetti poco, perché quando sono cresciuto io, anche mio padre è molto schivo, anche solo per dipingere se ne andava a rifugiare in cantina. Ricordo la sua fase creativa, o meno ricordi di genio, perché poi piano piano ha iniziato lentamente a smettere e allentare, e l'ultima parte, gli ultimi periodi ha cercato un po' di fare la sintesi, di rimettere in ordine ciò che aveva fatto, per cui ha rallentato questa fase creativa. Pensato a come raccontarlo, però mi stava venendo in mente, appunto mi è venuto in mente in questi giorni, forse più che tentare di raccontarlo io, le mie impressioni, è venuto fuori, una cosa che mi è piaciuta, anche la cosa che mi ha stupito di mio padre, che eravamo abituati a vederlo come pittore, e non ci eravamo accorti, e sono venuti fuori tutti questi suoi scritti che nell'ultimo periodo appunto aveva raccolto, e che quando non è più riuscito in grado di essere autonomo, però appunto sono tornati a galla, e da questi vari scritti sono venuti fuori in pratica due libri. Il primo è stato pubblicato un po' di tempo fa a Samignato, sono i suoi quadernini del periodo di guerra, i suoi diari, da cui è stato tratto appunto un libro dei diari di guerra Samignano. E il secondo, per uso e consumo nostro familiare, abbiamo raccolto tutte le sue racconti e tutte le sue poesie. E provo a leggervi qualche brano da uno di questi racconti, forse. Scusate, un po' di emozione.